La scuola pubblica è viva e viva la scuola pubblica. Ricordate lo slogan col quale ci siamo lasciati qualche mese fa e oggi riprendiamo a parlare di scuola pubblica della Campania con la scuola a colori. Benvenuti al programma e benvenuta alla scuola, prima scuola nostra ospite in questa nuova edizione che è il Liceo Garibaldi. Ecco, vi presento subito i miei ospiti, a cominciare dal professore Andrea Buonincontro, che è il docente del Garibaldi, appunto responsabile dell'orientamento di questa scuola. Buonasera. Un benvenuto alla dottoressa Anna Maria Schiano, presidente del CERIPE Campania, il centro ricerca pedagogico. Grazie dottoressa. Un credito di torno Paolo Giuliano, il presidente dell'IRES Campania, un centro di ricerche appunto che ci aiuterà nel nostro incontro con la scuola. E diciamo ospite d'onore la preside Laura Colantonio, appunto la preside del liceo Garibaldi. Buonasera a tutti. Ecco, grazie di essere intervenuti. Questo programma, come la passata edizione del nostro programma, potete rivederlo sul nostro sito www.lascuolaccolori.it, potete scriverci sul nostro indirizzo redazione @lascuolaccolori.it e magari un bel mi piace su Facebook è molto gradito. Un attimo alla regia, alla linea, poi subito a conoscere il Garibaldi. Eccoci, liceo Garibaldi, centro di Napoli, preside, cosa rappresenta questa scuola per il territorio? Allora, il liceo Garibaldi è uno storico liceo sul territorio partenopeo e diciamo un liceo di tradizione, nomi illustri si sono formati presso la nostra scuola e cerchiamo di portare avanti insomma questa bandiera insomma per l'eccellenza e per la preparazione insomma dei nostri studenti. E quindi, lei da quanti anni dirige questa scuola? Questo è il mio quarto anno sul liceo classico Garibaldi. Quindi è riuscita già a dare una sua impronta a questa scuola? Oserei dire decisamente sì, insomma, perché stiamo veramente cercando di mettere in atto iniziative nuove, diverse, insomma, e migliorarle sempre più. Ma vediamolo attraverso questa scheda filmata, cos'è il liceo Garibaldi. Sin dal 1902, anno della sua fondazione, il liceo classico statale Giuseppe Garibaldi, sito a Napoli in via Pecchia, è stato ed è tuttora un punto di riferimento prestigioso per la formazione intellettuale e culturale di intere generazioni. Scuola radicata nelle proprie tradizioni classiche ed umanistiche, ma nello stesso tempo sensibile alle trasformazioni culturali contemporanee e alle esigenze di innovazione, si pone l'obiettivo di fornire agli studenti, attraverso l'attività didattica e progettuale, gli strumenti logici, metodologici e culturali indispensabili al prosieguo degli studi e a un positivo inserimento nel mondo del lavoro. Dotato di un ambiente sano e sereno in cui studiare e far crescere i propri alunni, il liceo si distingue per corsi di potenziamento e approfondimento, per laboratori e attrezzature scolastiche all'avanguardia, il tutto supportato da un eccellente corpo docente. Non mancano l'appello, collaborazioni e protocolli d'intesa con le maggiori istituzioni del territorio.
Ecco, al professore Buonincontro, responsabile orientamento, chiediamo appunto in che maniera lei esplica questa sua funzione, cosa va a raccontare nelle scuole medie a orientare questa scuola. Molte cose, molte cose. Innanzitutto un messaggio prevalente che noi portiamo, che io cerco di portare, è che è una scuola dove si lavora con serenità, dove c'è un ambiente sereno, c'è un ambiente vivace, intellettualmente vivace. Cerchiamo, perché il liceo classico è un po' in calo dappertutto, cerchiamo soprattutto di far capire che la formazione classica oggi non è una formazione fuori tempo, fuori dei tempi, ma anzi è un trampolino anche verso gli studi scientifici, per esempio. Noi in particolare al Garibaldi curiamo con uguale attenzione, se vogliamo, sia la parte, le branche umanistiche della cultura che quelle scientifiche. Perché la formazione deve essere completa, deve essere la formazione di un cittadino e non soltanto, e deve dare oltretutto la possibilità ai ragazzi di accedere all'università, che è il normale destino di un diplomato al Liceale. liceo, di un liceale, di accedere a qualunque università, Quindi una grossa base. Paolo Giuliano voleva appunto su questo una cosa argomento. che diciamo, ne avevamo parlato anche in qualche altra trasmissione. Nel giro di qualche anno si è passati praticamente da una concezione della scuola tutta quanta licealizzata, quasi come se non esistesse in Italia altro tipo di indirizzi. Addirittura, se voi ricordate, gli istituti professionali in particolare, in un calo tremendo, che erano diventati sostanzialmente, si reggevano sugli extracomunitari e purtroppo sulle cose dell'handicap. Adesso invece è questo, come lo spieghi? Io beh, ne do una, non sono un tecnico No, però. della cosa, però credo che ci sia probabilmente un travisamento della realtà. Io sono convinto che il futuro non è della formazione tecnica, o meglio, credo che la formazione tecnica debba innestarsi su una formazione di base più robusta, più seria. Penso che anche la crisi abbia portato a delle scelte più pragmatiche da parte dei ragazzi, per cui si pensa che fare una scuola che ci consente di entrare nel mondo del lavoro nel tempo di pochi anni ci dia dei vantaggi. Ecco, considerazione a questo proposito fa appunto un'osservatrice della pedagogia come l'autoressa Schiano. Cioè, Europa che, i cui Paesi membri condividono degli obiettivi di competenze. Dobbiamo costruire le competenze nei giovani. Che cosa sono le competenze? Le competenze sono il transfert delle conoscenze disciplinari e delle abilità che consentono ai giovani di avere i domini delle situazioni e quindi di risolvere i problemi emergenti dai cambiamenti sociali. Allora, che cosa significa? Significa che se un giovane sviluppa competenze e sviluppa soprattutto quelle intelligenze che gli consentono di interpretare la temperie culturale del proprio tempo e quindi di risolvere i problemi che la società che cambia gli pone, allora questo giovane immediatamente è capace di essere incluso nei processi sociali e nel mondo del lavoro. Allora ecco che la cultura diventa ed è il volano dell'economia, ma anche della coesione sociale, perché se noi abbiamo occupazione abbiamo coesione sociale e questi sono gli obiettivi europei che noi andiamo a declinare nelle nostre scuole. Allora ecco il liceo, un liceo classico, un liceo classico deve produrre giovani che vivono l'unità del sapere, quindi in una prospettiva unitaria di tutte le discipline. Che altro non sono che prospettive particolari da cui osservare è l'unità dei fenomeni, ecco la molteplicità del reale, cioè il reale che cos'è? È unità di molteplici prospettive, qualunque reale, dalla poltrona nella quale sono seduta, che è osservabile dalla prospettiva delle diverse discipline, da Ecco, c'era la ciascuna prese che voleva disciplina. appunto chiudere questa piccola e poi Paolo. Allora facciamo prima Paolo Giuliano, voglio dire, poi alla prese chiudiamo Penso questo. che quello che dice l'ispettrice, il presidente del CERIT, è la cornice. Però se uno facesse l'orientamento in campagna, con dati alla mano,
e dovesse in qualche modo dire ai ragazzi quali sono praticamente i filoni da seguire, no? Quali sono gli studi da intraprendere, perché l'orientamento, diciamo, sia di tipo professionale o di tipo universitario, questo è il tipo di... verrebbe da piangere. Perché? Ci sono dei dati di un rapporto annuale che fa la Camera di Commercio che si chiama Eccelsior. Nel gioco domanda-offerta, che è il gioco praticamente di mercato a cui bisogna riferirsi, le qualifiche che più vengono, diciamo, si richieste sono sempre e comunque qualifiche medio-basse. E allora, quindi non bisogna seguire l'andamento del mercato. E qui, finisco, c'è quello che dice la dottoressa Schiano. Nel senso che una scuola non deve solo seguire il mercato, ma in qualche modo deve anche indurre fenomeni nel mercato e costruire praticamente, insomma, profili culturali e professionali che siano in condizione anche di spingere la qualità dell'economia. In questo senso, appunto, diciamo, si può fare un giusto orientamento, perché altrimenti veramente, diciamo, si... non c'è che la prospettiva di andare da un'altra parte per trovare quello che qui non si ha. E questo della fuga di cervelli, come voi sapete, è un fenomeno oramai diffuso nell'ordine di migliaia e migliaia di persone che in qualche modo si esportano anche capitale, perché il capitale che si è dovuto investire per formare queste persone è capitale esportato anche quello. Dottoressa Colantoni, proprio a chiudere questa chiosa, in fondo abbiamo visto che bisogna essere molto flessibile, dare un'apertura mentale notevolissima, sì, a questi ragazzi. Ovviamente voi in che maniera create questo tipo di rapporto con i ragazzi? Stiamo lavorando molto, diciamo, sui percorsi d'eccellenza che mettono i nostri studenti in rapporto, diciamo, con altre istituzioni culturali e con altri studenti. Noi abbiamo percorsi che realizziamo con la Federico II, con l'Orientale, con Sor Ursula Benincasa e apriamo, diciamo, le nostre porte e le nostre preparazioni anche agli studenti degli altri licei, sia partenopei sia della provincia, ed abbiamo sempre, insomma, aule affollatissime per questo, per cui, insomma, siamo contenti, veramente andiamo in questa direzione e soprattutto coltiviamo questa forma, diciamo, di cultura, questo pensiero critico che cerchiamo di far crescere nei nostri studenti, tant'è che i nostri studenti poi si iscrivono soprattutto a facoltà scientifiche, cioè non abbiamo studenti che terminato l'excursus classico, insomma, si iscrivono solo ed esclusivamente a facoltà umanistiche, ma vanno ad iscriversi a facoltà scientifica, medicina. Ecco, nella globalità del percorso voi utilizzate molto anche i progetti europei, vediamo attraverso questo servizio. Siamo un gruppo di 15 persone, diverse classi. Questo bono ci ha permesso di soggiornare in Inghilterra per 3 settimane. Siamo stati ospitati in un college a Chalfon, che è un paese vicino Londra. Abbiamo partecipato a delle lezioni tutti i giorni, o di mattina o di pomeriggio. Abbiamo conseguito degli attestati. Questo PON è stato non solo l'occasione di conseguire una certificazione, perché ovviamente è chiaro, tutti avremmo potuto conseguirla in qualsiasi istituto in lingua, anche stesso qui a Napoli, ma diciamo quello che ha reso forse veramente l'esperienza vera, evolutiva, è stato proprio, diciamo, lo scambio con le persone, i posti. Una delle esperienze, per esempio, che ricordo con maggior piacere è una serata in un pub lì, in un paesino lì vicino, durante la quale abbiamo appunto incontrato un gruppo di ragazzi inglesi più o meno della nostra stessa età. Abbiamo passato completamente tutta la serata con loro parlando di temi svariati e di qualsiasi cosa ci potesse venire in mente, appunto. Mi chiamo Felice Coppola, sono docente di latino e greco nella sezione B del Liceo Classico Garibaldi e ho avuto il piacere di essere tutor per questi ragazzi che hanno frequentato il PON C5 Parole in Costruzione. Il progetto praticamente si è tenuto per un mese. In effetti l'azienda era la Roggiosi, si trova praticamente al Vomero e si occupa proprio di pubblicazione, insomma, di testi nello specifico, insomma, su Napoli. E ovviamente fa anche attività di giornalismo perché pubblica praticamente proprio una rivista mensile. È stata un'esperienza molto interessante da un punto di vista formativo e umano. Abbiamo redatto un giornale con la collaborazione di esperti che lavoravano nella casa editrice. Da 3 mesi a questa parte stiamo portando avanti un lavoro di collaborazione con la Roggiosi Editori per il giornale, per un mensile dal nome L'Espresso Napoletano. Gli articoli venivano racchiusi in un menabò, che è anche detto timone, che
che è diviso in varie rubriche. Ognuno di noi appunto aveva il compito di scrivere degli articoli concernenti quelle rubriche. Abbiamo avuto l'opportunità di affacciarci su questo nuovo mondo, che è il mondo del lavoro, che è scandito anche da tempi diversi. La professoressa ha levato il liceo Garibaldi, sono stata tutor di un progetto PON C5, è un progetto che lega la scuola al mondo del lavoro. Ha visto partecipi una decina di ragazzi, hanno frequentato questo laboratorio di restauro qui a Napoli, al Via Duomo. Hanno provato personalmente qual è il percorso per un restauro di un'opera d'arte. La cosa che ci è rimasta di più di questo PON sicuramente è l'aver compreso che dietro a un lavoro di restauro non c'è solo un lavoro tecnico e poi soprattutto chimico-fisico, ma anche appunto un lavoro di ricerca. Abbiamo compreso che stare 8 ore al giorno con le stesse persone, con persone anche appunto che non conosciamo, spesso può risultare anche difficile. Ci siamo recati molto spesso in biblioteca per effettuare, diciamo, degli studi sugli artisti e poi a fine giornata stilavamo una sorta di giornale di cantiere per fare un po' il punto della situazione, per descrivere ciò che avevamo imparato durante tutta la giornata. Preside con Antonio, quanto è importante che questi ragazzi non siano solo nelle aule scolastiche, ma possano anche uscire sul territorio. In Europa abbiamo visto con il progetto di lingue e sul territorio presso case editrici, restauro e quant'altro. Noi ci teniamo tantissimo a che i nostri studenti siano studenti bravi e menti competenti non solo nelle aule ma anche all'esterno, chiaramente, e abbiamo varie iniziative. C'è l'iniziativa del Certamen Virgilianum Neapolitanum, siamo alla terza edizione per questa nostra competizione internazionale di latino. Abbiamo i PON, il C1, il C5, insomma, che ci hanno consentito di portarli all'estero e di far realizzare loro dei percorsi di formazione presso case editrici e in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo percorsi d'eccellenza, come ho già detto prima, anche con l'Accademia Pontaniana per, diciamo, il discorso del potenziamento del ramo scientifico. I nostri alunni spesso si piazzano, insomma, in posizioni decisamente buone, insomma, nei giochi, nelle Olimpiadi di matematica. Abbiamo rapporti anche con l'Osservatorio Astronomico, insomma, sul territorio di Napoli, per cui veramente cerchiamo di farli uscire e, come lei diceva prima, il progetto di lingua, abbiamo chiesto, insomma, alle autorità competenti, alle direzioni generali competenti, l'autorizzazione per il liceo classico internazionale, che insomma ci auguriamo effettivamente possa partire nell'immediato biennio, e quindi vogliamo fortificare il rapporto intrinseco che c'è tra la cultura tedesca e le lingue classiche e rendere maggiormente competitivo, insomma, un percorso liceale classico. Una domanda difficile che dobbiamo esaurire in pochissimi secondi: come è cambiata la pedagogia negli ultimi anni? È cambiata la scuola. Perché? Perché si guarda l'apprendimento, i processi di apprendimento, che sono considerati oggi secondo percorsi diversi, nascono da problemi e quindi dai problemi scaturiscono una serie di domande, si cercano le risposte nelle discipline, e allora ecco che l'aula si deve trasformare veramente in un laboratorio di ricerca interdisciplinare per l'unità del sapere. Quindi cambia la scuola profondamente. Giuliano. Continuando, diciamo, con le cose che diceva la dottoressa, poiché nel passato, diciamo, c'era una scissione netta, diciamo, tra testa e braccia. Alla testa praticamente corrispondevano, diciamo, certi indirizzi, alle braccia ne corrispondevano altri. Oggi, praticamente, anche grazie a un grande, che è Gardner, ha detto che ci deve essere una ricomposizione per braccio e la mente, quindi non ci può essere praticamente, non in maniera aggiuntiva, diciamo così, ma in maniera proprio costitutiva, quando si ha una ricomposizione tra l'attività del braccio e la mente. Come si realizza questo, diciamo così, in un liceo classico, professore? Nel senso che la sua dirigente scolastica, giustamente, diciamo così, parlava di esperienze positive. Ma queste si giusto appongono, si aggiungono o fanno parte integrante, diciamo così, del curriculum? E come? La regia ci verrà in aiuto, perché fra pochi secondi dobbiamo dare la linea alla pubblicità, per cui voglio dire anche il tempo, voglio dire, di essere brevissimo. Sì, poi voglio rispondere pure io a questa domanda. Allora, velocissimo, perché se abbiamo proprio tempi. Beh, innanzitutto, ecco, la preside parlava.
parlava di percorsi di eccellenza e ha parlato di attività fatte in collaborazione con Accademia Pontaniana, eccetera, eccetera. Non sono solo questi. L'eccellenza da noi viene curata anche all'interno, non è soltanto quando ci appoggiamo o veniamo aiutati da enti esterni. Noi realizziamo corsi interdisciplinari, le faccio un esempio. Recentemente abbiamo parlato di Galileo, io che insegno matematica e fisica in collaborazione con la collega di filosofia. Prossimamente faremo delle lezioni su, per esempio, sulla vita, sull'evoluzione di una stella in collaborazione con la docente di inglese per curare l'aspetto del microlinguaggio tecnico scientifico. Interdisciplinarità è fondamentale, sì. La preside voleva infatti aggiungere qualcosa. Sì. E questa è un'eccellenza. No, la preside, infatti, voglio dire. No, no, così mi risponde un attimo. Questo qua, vedete. Riagisce il tiro, però veramente. Sì, è un dibattito. No, è un dibattito molto profondo, perché la scuola, diciamo così, del progetto, la scuola del progettificio, la scuola che è appunto di mille fiori, che. Oppure la scuola che è del curriculum. Non la scuola dei progetti, ma un nuovo progetto di scuola. Così dovrebbe essere. Slogan molto efficace, però c'era la preside che stava dicendo qualcosa. Vorrei semplicemente dire questo, che il percorso d'eccellenza cui faceva riferimento il professore Buonincontro, che è praticamente un percorso d'eccellenza che abbiamo o fortemente voluto, che è praticamente incentrato proprio su varie discipline che però si vanno ad intersecare con la lingua inglese, quindi stiamo realizzando già una sorta di pseudo CLIL, nonostante insomma la formazione CLIL ancora debba essere insomma messa in atto per tutti i docenti delle varie classi di concorso. E in riferimento al certamene che prima ho citato, non è diciamo un qualcosa a sé stante, ma un qualcosa che va veramente a mettersi al centro di tutto il curriculum. Il certamene, il nostro progetto madre, abbiamo un altro percorso d'eccellenza tenuto da un nostro docente tra astronomia e greco che ha trattato Virgilio. Il percorso d'eccellenza curato dai docenti universitari della Federico II, le dico che noi abbiamo tirato fuori dei ragazzi preparati su questo tema, che praticamente insomma stiamo presentando alla selezione, perché siamo, ecco, io le lascio anche in modo che lo illuminiamo, siamo fieri, insomma, semplicemente con le sole nostre forze di scuola pubblica siamo riusciti a realizzare anche per quest'anno il secondo numero degli atti del terzo certame, del secondo certamen Virgilianum. Quindi abbiamo all'interno tutta diciamo la esposizione dei manoscritti, perché c'è stata anche una mostra con la Biblioteca Nazionale di Napoli. Noi cerchiamo di far valere il nostro certamen proprio per il connubio strettissimo che esiste tra il grande poeta mantovano e il territorio partenopeo. Ecco, io devo far valere invece l'autorità, voglio dire, che mi viene data dalla regia, che mi invoca una pubblicità. Il programma, questa trasmissione, ma le altre anche della passata edizione, li potrete vedere sul nostro sito www.lascuolacolori.it. Qualche attimo di pubblicità e poi passiamo a salutare i nostri ospiti. Ultima parte del nostro programma della scuola a colori. Professore, una considerazione finale sulla sua scuola, quali sono le prospettive della sua scuola? Veramente in mezzo minuto darmi una risposta? Molto difficile dirlo, mi posso augurare che la mia scuola abbia un futuro brillante, meraviglioso. Quali siano le prospettive reali? Questo futuro brillante lo fanno i professori, lo fanno i professori, e lo fa magari anche il Ministero se ci manda un po' di risorse. Esattamente. Dottoressa, una considerazione generale su questa trasmissione in particolare. Una scuola che abbia i colori di tutte le discipline come strumenti del pensiero per interpretare i colori della molteplicità della società postmoderna. Ecco, Paolo, tu sei un po' meno, come dire, slogan, però voglio dire, molto efficace la dottoressa. Un po' meno alato rispetto all'ispettrice, che è bravissima, pretende condensare in pochissime battute, pretende un pensiero. Io cosa vuoi da me, non l'ho capito. No, era proprio il saluto finale che faceva una considerazione sulla trasmissione sul liceo in particolare. Lo dicevo anche prima, probabilmente c'era mia nonna che diceva che fra 1 e 90 ci stanno 90 numeri, no? Ma siamo passati da una trasmissione giustamente, diciamo così, di un'ora,
che a volte sembrava anche molto lungo. I complimenti te li ho fatti, quindi è inutile che... Grazie, voglio dire, me li faccio quindi, fare sempre e sono fanno molto sempre orgoglioso. Bene, quindi tu adesso mi stai chiedendo una criticità e quindi ovviamente mi muovo su questa lunghezza d'onda. Adesso la mezz'ora dovremmo vedere praticamente se si riesce a condensare l'immagine, che poi è la sostanza praticamente di questa trasmissione, il cuore, cioè il far vedere praticamente la scuola che c'è, la scuola che funziona, la scuola praticamente che non è la scuola sgarrubata praticamente di aortiana memoria, ma c'è la torta praticamente, la scuola che c'è, quindi questo è il cuore, quindi i commenti praticamente che ci sono, e anche però un minimo di approfondimento, di dibattito, che qui scaglio una lancia, poiché non ce l'ho più la scuola, essendo distaccato da una vita, credo. Il dibattito, la riflessione. Il dibattito noi lo sviluppiamo, noi il dibattito lo possiamo sviluppare anche in rete, lo svilupperemo anche in rete, voglio dire, in modo che questa è solo una provocazione, quello che diciamo in questa trasmissione, solo lanciamo solo le cose. Capisco che dei tempi di approfondimento ce ne sono bisogno. Un equilibrio fra le due cose. Preside, a lei voglio dire la parola finale di questa trasmissione. Allora, non è diciamo assolutamente né presunzione né autoreferenzialità, ma il Liceo Garibaldi è una scuola degli studenti e per gli studenti, che sono motivo e fine del nostro lavoro, quindi... Siamo proprio alle battute finali. Io ringrazio il nostro ospite, il professor Andrea Buonincontro, il docente del Liceo Garibaldi, responsabile dell'orientamento, la dottoressa Anna Maria Schiano, presidente del CERIPE, centro di, appunto, di approfondimento per la pedagogia. In realtà voi in realtà cosa fate? Fare formazione? Soprattutto la formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti, e siamo anche università. Perfetto. L'IRES Campania con il nostro professor Giuliano, che cos'è l'IRES? L'IRES è l'Istituto di Ricerca Economica e Sociale della CGIL, che comprende un altro ente di formazione che si chiama la CMILE, quindi fa formazione e ricerca per quanto riguarda la formazione, però per quanto riguarda soprattutto la formazione continua, la formazione professionale, la formazione degli adulti, basta. Quindi, no, sì, abbiamo proprio il passo perché i tempi sono strettissimi, ma diciamo che se abbiamo questi brillantissimi dirigente, questo brillantissimo professore, grazie anche alla vostra formazione. Preside, grazie di essere intervenuta. Grazie a voi, grazie. Ci rincontreremo ancora per presentare ancora altre iniziative, ricordandovi che la scuola a colori potete rivederla sul nostro sito, potete su Facebook interloquire anche con noi, e vi ricordo che la scuola pubblica è viva, viva la scuola pubblica.